La guardia di turno ha visto all'ingresso un pacco sospetto e ha fatto scattare l'allarme. È successo questa mattina, intorno alle 8, all'Agenzia delle Entrate di Pesaro, negli uffici di Via Mameli. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118, in attesa dell'arrivo degli artificieri del reparto di Ancona. Poi, con l'utilizzo di uno speciale robot, i militari hanno potuto verificare che la scatola, lasciata dentro una busta di plastica, per fortuna conteneva soltanto libri. Tirato un sospiro di sollievo, i dipendenti che hanno atteso in strada sono rientrati al lavoro intorno alle 11, inevitabili disagi al traffico che è stato bloccato per precauzione dalle forze di polizia. Sono arrivato qua verso le 7:05, dopo un'oretta e passa, il pacco ancora non veniva preso e di conseguenza, chiedendo consiglio ad un amico che è in polizia, mi ha detto di chiamare le forze dell'ordine. Sono arrivate le pattuglie, abbiamo svuotato il palazzo e di conseguenza sono arrivati gli artificieri. Non abbiamo fatto entrare la gente, quell'altra sono circa una ventina, 20-30 persone e abbiamo fatto scendere. Ma io di conseguenza, essendo che è un posto dove comunque ci lavora molta gente, ci arrivano altri clienti e tutto, ho detto chiamiamoli e stiamo tranquilli. Ora proseguono gli accertamenti per capire se qualcuno abbia dimenticato lì il pacco il giorno prima oppure se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto.